clamorosa rivelazione. Ecco perché Simone Inzaghi non rinnova con l'Inter. Una distanza da colmare il prima possibile, con il rinnovo che resta in stand-by e Oaktree che ha già trovato il suo sostituto. Prima di avviare il video, desidero farti notare l'importanza di fare clic sul pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla vicenda legata al futuro di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra. La distanza tra le parti c'è ancora, ma allo stesso tempo c'è anche la consapevolezza di poter trovare un accordo che soddisfi tutti. Tra l'Inter e Simone Inzaghi non c'è nessun ostacolo insormontabile a proposito del rinnovo del contratto, che attualmente scade nel 2025 e su cui l'idea è quella di chiudere l'intesa prima del ritiro estivo, si legge. Al momento, l'Inter vorrebbe estendere per un ulteriore anno il contratto del tecnico piacentino, portandolo fino al 2026, mentre Inzaghi spinge per arrivare fino al 2027. L'ingaggio proposto dall'Inter si aggira attorno ai 6 milioni e mezzo a stagione, Inzaghi però non ci sta e vorrebbe un aumento considerevole dell'ingaggio come fatto con Lautaro Martinez. Ma la vera notizia per la quale l'Inter non sta prolungando il contratto di Inzaghi di 2 anni è che ha già trovato il suo possibile sostituto. La notizia del giorno è che l'Inter si sta mettendo le spalle al sicuro con un nome nuovo da ambientare prima nell'Under 18 per questa stagione e poi promuovere in prima squadra l'anno prossimo. Benny Carbone torna all'Inter ed è il grande favorito per guidare l'Under 18 nerazzurra. L'ex attaccante, che ha vestito la maglia nerazzurra nella stagione 1995-96, ha concluso la sua esperienza in panchina all'Emirates Club a inizio giugno ed è prossimo il suo trasferimento a Milano. In Asia ha allenato Paco Alcácer, ma soprattutto Andres Iniesta, che a 40 anni ha ancora voglia di deliziare il pubblico con le sue giocate di grande qualità, come ai tempi del Barcellona. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, quella è l'unica casella che l'Inter ha lasciato libera, visto che Andrea Zanchetta è in primavera e Samir Handanovic sarà il tecnico dell'Under 17. L'esperienza di Carbone, che ha già allenato diverse squadre italiane e internazionali, potrebbe rivelarsi fondamentale per il suo successo nella nuova avventura nerazzurra. Ma il punto interrogativo rimane: chi siederà sulla panchina dell'Inter nella stagione 2025-26? Il presidente Beppe Marotta deve risolvere la questione del rinnovo di Inzaghi, che sembra ancora lontano dall'essere definito. E voi, tifosi interisti, chi vorreste vedere alla guida della vostra amata squadra? Fatecelo sapere nei commenti e partecipate al dibattito.